Siamo con Davide Fiorini, bomber del Sandona, per lui 5 gol in 7 gare. Davide, ti aspettavi un inizio così brillante con la maglia del Sandona? Diciamo che io appena sono arrivato qui a Sandona mi è stato subito detto che avevano bisogno di fare punti e fare gol, quindi ho dato il mio contributo e sto continuando a darlo. Secondo te, vista la classifica, dove può arrivare questo Sandonaci? Allora, il nostro obiettivo principale era la salvezza, però no, adesso non possiamo nasconderci, essendo che siamo ad un punto del playoff, noi puntiamo ad arrivare ai playoff, poi nel playoff si vedrà cosa succederà. Prossima gara, trasferta non facile a Surbo, che gara ti aspetti? Sicuramente sarà una gara difficile, perché il Surbo in casa è rognoso. Anche perché so che all'andata si da 1-1 con il 2-99, quindi sarà sicuramente una partita dura e difficile, però noi ci avremo tutto per portare a casa il 3 punti. Davide, concludo questa chiacchierata chiedendoti qual è il tuo obiettivo personale in termini di gol da qui fino a fine stagione. Abbiamo appurato che appunto hai segnato 5 gol in 7 gare. Come ti piacerebbe concludere a fine stagione? Principalmente spero che riusciamo ad arrivare in blocco e finire il campionato nel migliore dei modi come squadra. E personalmente spero di arrivare almeno a doppia cifra e comunque dare un grande contributo alla squadra anche magari con assist e altre cose. Grazie mille Davide per la tua preziosissima disponibilità. Ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo sia per la gara di domenica e anche per il tuo proseguo di stagione.